Benvenuti in un nuovo video e benvenuti in un nuovo video assaggio. Finalmente, ragazzi, ritornano i video assaggi. Oggi siamo qui per provare vari dolcetti, chiamiamoli così, per provare i Proto Kiss della Ciao Carbo. Ovviamente sono dei biscotti, assomigliano dal sito un po' ai cantucci, quindi staremo un po' a vedere. Lui li chiama sul sito, vengono chiamati come tozzetti, però ragazzi, sì, tozzetti, però ragazzi, sinceramente sembrano i cantucci. Allora, l'unico gusto che non andremo a provare, cioè ragazzi, sto guardando il gusto di vaniglia al limone, questo adoro. Infatti ero molto molto curiosa di provare proprio questo gusto. L'unico gusto che non ho è mandorla, perché non era disponibile. Ho acquistato tutto su Studio Supplement nel mega unboxing, ve lo lascio giù nell'info box. In più avete sempre il mio codice sconto che è Giulia010. Allora, raga, iniziamo subito. Vi ho detto che sono dolcetti proteici low carbo. Vi dico i valori per 50 grammi, perché ogni porzione dà 50 grammi. 206 calorie, grassi 9,50, carboidrati 4, zuccheri 0,75, polioli 7,5, fibre 5 e ho proteine 19 grammi. Quindi, raga, fantastico. E infatti sì, madò quanto sono bellini. Sono piccolissimi. Allora, sicuramente molto friabili. Allora, devo dire che non è quel gusto troppo chimico. Sono sicuramente molto sfiziosi e buoni. Si sente il limone, ma non troppo, non è quel limone chimico. Però devo dire la verità, mi aspettavo qualcosina in più, mi aspettavo di sentire un po' di più il limone. Vaniglia si sente, ma molto molto delicata. Ha un sapore, un retrogusto molto delicato, non stucchevole. Buono, però sinceramente andiamo avanti per vedere un po' alla fine la classifica, perché sono curiosa. Devo dire che la consistenza mi piace molto. Me le aspettavo un po' più grandi, però raga, devo dire la verità, come snack così veloce. Non so, state in giro, comunque dovete considerare che sono per un pacchettino da 50 grammi quasi 20 grammi di proteine. Quest'altro gusto è cocco, speriamo bene. Allora, ragazzi, per giù le calorie sì, siamo sempre là, quindi è inutile che io che ve li rileggo sempre, perché stiamo là. Allora, vediamo, gusto cocco. Oddio, si sente proprio il cocco. No, vabbè. Uguali. No, vabbè, che buoni. No, vabbè, raga, ciao. Ciao. Stessa consistenza dei frollini dell'amburino bianco, tipo per rendervi, cioè per farvi capire. No, vabbè. Ciao. Buonissimi, mi piacciono ancora di più rispetto a quelli vaniglia e limone, mi piace proprio la consistenza, sono molto molto più friabili, sembra proprio di mangiare dei biscotti normali. Vabbè, strano, ma cocco ha superato già nella classifica, in qualsiasi posizione dopo lo posizionerò, ha superato vaniglia e limone. Sapete che io sono una fan del limone, ma cocco merita tantissimo. Si sente il cocco, non è chimico, neanche il limone e vaniglia non era chimico, infatti neanche cocco. Si sente il cocco, ma questo biscotto proprio friabile gli dà un tocco in più. Andiamo avanti. Poi è gusto arancia, raga, valori uguali, quindi andiamo avanti. Questo cambia un po' la confezione. Oddio. Si sente di arancia. Sono più grandi questi qua. No, sono uguali. Meno friabili,
riesco a capire, aspettate, raga. È molto più subito. Si sente l'arancia. Però sinceramente non. Allora, rispetto vaniglia e limone, preferisco arancia. Si sente molto di più, anche tipo rispetto al cocco. Arancia è un po' più chimico, sembra più sciroppo, eh? Però devo dire la verità che già rispetto a vaniglia e limone si sente di più, e per il momento vi consiglio cocco e arancia perché è molto buono, sinceramente sa di arancia, non posso dire che il gusto è lieve, che quasi non si sente, no, assolutamente no, perché si sente molto il gusto dell'arancia, quindi per me è un promosso. Sinceramente preferivo arancia ma anche un po' limone con la consistenza di quello al cocco, proprio il biscotto era completamente diverso, spettacolo. Andiamo avanti, gusto cacao. L'odore non mi piace. Allora, no, non mi piace il cacao. Non sa di cacao. C'ha la consistenza di quella a cocco? Perché? Perché mi fate questo a cacao con la consistenza del cocco? Fatemi arancia o limone con la consistenza del cocco. No, ragazzi, sinceramente, cosa c'è, una goccia di cioccolato? Aspetta, no. Beh. Questo è bocciatissimo. Il sapore è proprio brutto, raga. Si sente tipo, non lo so di cosa sa, ma è brutto. No. Cacao assolutamente no. Prendete vaniglia e limone, ma no cacao. No, 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 no. Bocciato, raga, non sa di cacao. C'ha un retrogusto troppo, troppo strano. No, bocciato. Andiamo con l'ultimo gusto, che è nocciola. Speriamo bene. Questo sa di nocciola. Ecco qua. Sempre uguale. No, vabbè. È buonissimo. Sa proprio di nocciola, raga. Sembra di mangiare una nocciola. Non ho parole. Pensate, con la crema della Delicious a nocciola, con questi, mamma mia raga, che bontà, raga, sono buonissimi. Allora, adesso vi posso fare la mia classifica, non posso aggiungere altro all'ultimo gusto perché pensate che vi state mangiando una nocciola, la nocciola, così, è uguale, sono molto contenta di questa cosa. Allora, primo posto mettiamo cocco. Secondo posto, ovviamente, nocciola. Terzo posto, arancia. Quarto posto, vaniglia e limone. E nell'ultimo posto, ovviamente, cacao. Sinceramente, raga, per me vale la pena comunque spendere, costano all'incirca sui 2 euro, per cocco, nocciola, e tra arancia e vaniglia, scegliete un po' voi, scegliete un po' voi in base alle vostre comunque esigenze, ai vostri gusti, eccetera. E quindi niente, ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!